Ti serve qualcosa? Sì. La pausa è finita. Smettila di perdere tempo. Sgranchire le gambe. Forza, mettiti al lavoro. No, no, non farlo! Che ti passa per la testa? Ehi, hai bisogno? Ehi, do solo un'occhiata. Dai, ti apro il cancello. Carne, la portata non è bella. Sembra carne di buon. Posso aggiustare. Una volta ero vegetariana. I tempi cambiano, eh? Basta ormai.
devo finire di distruggere i nidi in questa zona. Fuori dai ceppi! Potrebbe servirmi. Mi serviva proprio. A posto. Sì. Oh, merda, che cazzo è successo? Meglio dare un'occhiata in giro. Altri rottami.
stronzo, vuole la moto, pezzo di merda. Sono a corto di munizioni. Queste non ti servono. Buonanotte. L'accampamento servirà. Aggiustarla. Chi inseguire chi? Roach! Roach! Lo conosci? Viaggiava con Leon e Alvarez, ma mi sono fidata di lui. Oh Cristo, Tacca, hai sbagliato! Già, ha preso le nostre medicine ed è scappato a nord. L'abbiamo perso nella zona di Marion Forks. Ok, vedo se riesco a rintracciarlo. St. John, ci sei? Ho un lavoro per te qui a Hot Springs. Tucker, ok, aspettami al campo. Passo e chiudo. Apro il cancello. Ehi, procede bene. Come andiamo? Sì?
Sei qui per la moto? Ah, vorrei dare un'occhiata. Torna presto. Alla prossima. Di cosa hai bisogno? Mi riposo solo un attimo. Diamoci da fare. Ehi, hai bisogno? Ehi, come te la passi? Apro il cancello.
Mi sto avvicinando, sento l'odore. Sistemato. In giro ci saranno meno curiosi. Basta, io ti brucio. Aggiustarla.
ehi, sono ancora io. Boozer sostiene che non dovrei più venire qui, secondo lui. Non mi è di aiuto. Forse ha ragione, non lo so. L'altro giorno ha rimediato una brutta ferita. Dei ripugnanti l'hanno aggredito e gli hanno bruciato malamente il braccio. È ridotto male. Sono riuscito a entrare in di quelle, com'è che si chiamano? Unità mediche mobili. Gli ho procurato delle bende sterili. E, beh, spero bastino, sinceramente. Boozer... sì, lui dice che andrà tutto bene, io invece ho dei dubbi, mi sembra grave. Il problema è che è stata colpa mia. Ho messo a rischio la sua vita per un pezzo di ricambio. Ricambio di merda. E non è servito a nulla. Il bastardo di Copland me l'ha comunque sventrata. Mi ci l'ha voluto un anno per mettere insieme quella moto. Gli sarebbe piaciuta. Non era bella come quella su cui ti ho insegnato a guidare, ma camminava. Ricordi il serbatoio che mi avevi dipinto? Beh, era l'unico pezzo rimasto della mia vecchia moto, ma... ora ho perso anche quello. Non appena l'avrò rimessa insieme, la moto intendo, e Boozer sarà di nuovo in forma, partiremo verso nord. Un nuovo inizio. Sai... conservo molti ricordi qui, troppi. E comunque, quello che voglio dire è che potremmo non rivederci più, sai? Posso aggiustarla? Perfetto. A posto.
giro. Vediamo. Dove? Sì, lo so. Tucker, l'ho trovato! E a quanto pare stava... stava aspettando qualcuno! Capito? Devo usare le cattive! No, no, quanto vorrei ucciderlo se potessi! Roach! Alletta, voglio parlare! Sì, Tucker ti manda per questo! Per parlare! Ma certo, Cristo! Se avessi voluto ucciderti saresti già morto! Ah, fanculo! So come hai ridotto Leone al Vice! Ah. Non farlo fuggire, Dick! Tu non mi puoi sfuggire! Bro, c'hai un appuntamento! Dove scappi? All'inferno con te, senza... Ehi, Roach, come andiamo? Visto? Ti ho detto che non volevo ucciderti. Dick, no. Io non ho fatto niente. Nah, Tucker la racconta diversa. Mi sa che quando Leone e Alvarez sono scappati con le medicine, si sono scordati di spartirle con te. È così? Dick, no! No, spiegami cosa stai pensando, voglio capire. Tu hai rubato quel che restava mentre la vecchia era distratta. Dick, non ho niente addosso, ok? Perquisiscimi! No, non è compito mio. A quello penserà Al-Kai, sta sicuro. Ehi, Tuck, l'ho preso. Dick, segnati no, le coordinate e qui. Via ad Al-Kai di mandare. So cosa hai fatto a Leon, ok, Dick? Ti prego, amico, ti supplico! È ancora vivo posso... e ha le mie medicine. Dick, no! Ti prego! Viaggiavamo insieme, ricordi? Sì, tu e io eravamo amici! Ma se vuoi che non ci resti secco, dia dal Kai. Ti prego! Non voglio morire! Non lasciarmi qui! Dai, slegami! Domanda assurda, sapresti dirmi dove trovare un geo? A chi ti serve? La ragazza che ho portato dentro, vorrei tirarla su di una. Mi aveva detto di averne uno. Non saprei. Non so niente anche di fuori di me. Mario Forza. Sì. Comunque, stavo dicendo... Sì, ok, grazie. Serviva proprio. Rinnegati, dannazione, non devono vedermi. Ah.
Perfetto. Bene. Matrimonio memorabile. Ricordi com'era terrorizzato il sacerdote? Temevo se la facesse sotto. Niente da fare. Chiusa a chiave. Non si apre. Tranquilli ragazzi, più tardi torno e finisco di bruciarvi.
Accidenti, fuori! Dove è andato? Se ti arrendi subito possiamo parlarne. Magari troveremo un compromesso. Che ne dici? Chiusa. Così il marito di Tak si è ucciso. Un'esperienza.
esperienze del genere lasciano il segno. Thank you.
Vediamo. E così dovrebbe andare. Ancora una taglia. Ho un piano migliore. Una tanica. Mi serviva proprio. A posto. Posso aggiustarla. Dovrebbe re... Doni contro furiosi, eh? Buon divertimento!
bene. Pedoni che scannano i furiosi si rendono utili per una volta. Prendo. Posso aggiustarla? A posto. Ehi, hai bisogno? Ehi, come andiamo? Lisa, vattene via. Portato una cosa. È bellissima. Posso venire con te? Riportami a Marion Forks. Senti, non posso, non sarebbe sicuro. Devo rientrare. Ci svegliano all'alba per lavorare. Sì. Dick, devi trovare una persona per me. Una persona. Ok, cos'è successo? Dopo che hai portato Lisa, anche Larsen si è presentato con una ragazza, Rose Allen. Era uno scricciolo, ma abbiamo pensato potesse fare la sua parte aiutandoci con il canale di irrigazione. Ok, quindi? Che cosa? È scomparsa. Era uscita in missione con Alkai e la sua squadra, ma l'hanno persa di vista al campo abbandonato della Nero. Sai quale intendo? Se non sbaglio ci sei già stato.
togliti dai piedi. Che si dice? Sì, di tanto in tanto si ferma qualche randaggio. Ok, le prendo. Non ho altro oggi. Ci si vede, ciao. Come andiamo? Ehi, come te la passi? È assetata, eh? Si vede. Per ora è tutto. Non capisco come resistano gli altri. Lo sapremo presto. Posso aiutarti? Ti apro il cancello. Dick, ci sei? Hai portato quella roccia alla ragazza? Sì, era entusiasta. Credo le abbia dato una svolta alla giornata, anzi a tutto l'anno. Ci credo. Non c'è più. Deacon St. John, ci sei? A Peaceful Lake abbiamo un lavoro per te. Copla? Sì. Passo non appena... Deacon St. John chiama Salome Hot Springs. Duck, ci sei? Sì, Dick, sono qui. Ehi, sono sul posto dove è stata avvistata la ragazza. Sei stata qui, mi fa qualche promessa. Se è ancora viva, devi trovarla. Tac, chiudo. Si è fermato il motore. Accidenti, non ora!
Rosa, sei Rosale, però... No, no! Ehi, 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 non voglio farti del male, non... Non sto con quegli stronzi. No, no! No, merda, voglio solo aiutarti, mi manda Tucker. Aspetta, aspetta, ho detto che sono qui per aiutarti. No, sei con lei. Vieni dal campo. No, 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 mi manda Tucker. Sì, mi sprego incarichi per lei. Facevo la fame. Non seguivo gli ordini e quindi non mi davano da mangiare. Beh, è un campo di lavoro, ognuno fa la sua parte. Non sono una schiava e non torno indietro, chiaro? Preferisco morire qui fuori. Ok, 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 diavolo. Ok, vai. John, quando puoi, fermati a Peaceful Lake. Copland, sì, ok, passo e chiudo. In regola. Apro il cancello. Come va la caccia alle taglie? Come te la passi? Sì. Mm-hmm. Alla prossima.
Posso aiutarti? Ehi, come andiamo? Ci penso io. A posto. Tucker, Tucker, dì con St. John. Dì con St. John, chiamata, Tucker. Dick, l'hai trovata? Sì, Tuck, l'ho trovata. Si sta dirigendo al campo. Aspetta, l'hai lasciata andare? Da sola? Beh, ha preso una delle moto dei predoni, mi ha assicurato. Ehi, non hai risposto alla radio? Sì. Non so, stavo... Ehi, attento! No, sto bene, sto bene. Mi schiarisco le idee, capisci? Non stai bene. Oh, ho un martello in testa. Tu non stai bene. No, è che sono stanco. Ok, tu resta qui e riposati, io penso a qualcosa. Non mi serve un cazzo di babysitter, sto bene. Merda. Andiamo, dai. Pensa. Ehi, vieni, ti mostro cosa stiamo cercando. Oh, trovato. Bene, allora, questa qui si chiama Lavandula angustifolia. Lavanda? Sì, beh, io sto ancora pagando il debito universitario, quindi uso il latino, ma tu puoi chiamarlo così. Dai, sono dispesi bene, vai avanti. Ok, adesso dammi le mani. Bene, devi mettere una mano intorno al fiore. E invece l'altra mano sul gambo. Ok. Proprio così. E poi devi tirare lentamente. Sai, ho già strappato l'erba. Peccato che questa non sia erba, devi essere delicato. Ma applicare pressione. Sì, ma senza esagerare. Sei pronto? Uh-huh. Vai. Così, perfetto. Non ha un buonissimo profumo. Ok, mentre tu pensi a quella, io ne raccolgo altre. Beh, perché la lavanda? I ragazzi del laboratorio sono entusiasti. Credono di aver trovato una sottospecie dotata di monoterpenoidi mutati che producono un linalolo con cui... Wow, accidenti! Sei illuminante, Einstein, sul serio. Scusa. Contiene una sostanza che possiamo usare per sintetizzare un nuovo farmaco contro le ustioni. Da dove vengo io, l'unica erba medicinale è quella che si fuma. Boser conosce uno che ha una fattoria a circa 5 chilometri da qui. Ah, fantastico. Boser finirà in galera tirandosi dietro anche te. Che altro produce il te? Non so, armi chimiche o di distruzione di massa? No. Almeno non io. Davvero? È specificato nel mio contratto. Nessuna mia ricerca può essere utilizzata a scopi militari. Ehi,
qui ce n'è dell'altra. Aspetta, ah, ferma. Andiamola, sì. Qui sarà fantastica. Aspetta un attimo. Che c'è? Non volevo che ti fermassi con quello. Dai, che succede? È una storia lunga. Nessun problema. Possiamo camminare. Amo camminare. Allora, perché non mi parli delle tue piante? Davvero? Beh, ok. Questo particolare genere è avventizio. Vuoi proprio che te lo chieda? Significa non originario della zona, il merito di Ogden. Chi? Oh, merda, l'ho chiesto. Peter Skeen Ogden, il primo esploratore a raggiungere questa zona dell'Oregon. Lui e gli altri pionieri portarono con loro piante ed erbe medicinali. Alcune si sono diffuse e ora crescono qui. Soprattutto sulle sponde di laghi e stagni. Il primo esploratore bianco. Ah, oh, non me l'aspettavo. Come sei politicamente corretto. Non credere agli stereotipi sui motociclisti. In realtà siamo uomini di grande cultura. Immagino. Nel club abbiamo avuto dei fratelli. Uno ha meritato anche i simboli. Non penso di aver visto una sola persona di colore da quando sono arrivata nel vostro strano piccolo paradiso nascosto. Jack aveva fatto venire alcuni neri di Sacramento, solo per far incazzare i nostri rivali skinhead. Non ci credo. No, infatti scherzo. Jesse Jim è un vecchio amico. Gli ho consegnato i simboli io stesso. Dovresti venire al nostro quartier generale, ti faccio da guida. Lui ti piacerebbe, fa morire dal ridere e fa dei gran margarita. Beh, lunedì devo essere in laboratorio presto, quindi... Alle 10 saremo già tornati nel tuo letto, promesso. Come posso rifiutare una simile proposta? Ok, ora prova a raccoglierla tu. La lavanda, vuoi che raccolga la lavanda? Sì, portami 3 piantine e senza schiacciarle. Ah, le schiaccerò di sicuro. Avanti. Ne ho una. Bravissimo. Questa? Sì, continua così. L'ultima. Bene, portali qui. Per te. Wow, a Farewell sopravvive ancora la galanteria. Se morirà non l'avrò uccisa io. Ehi! Poveretti. Ehi, quella ce la fumiamo più tardi. No, in realtà ce la berremo. So fare un super tè alle erbe. Sicuro? Ehi, se vieni da me te lo faccio assaggiare. A patto che tu mi dia uno strappo a casa. Ok, mi darai ragione. Ma strada facendo ci fermiamo a prendere una birra.